così non c'è purtroppo niente da ridere, ma così per No, c'è anche da ridere avvicinarsi. No, qualche no, no, volta. aspetti, aspetti, no, no, le volevo fare una domanda sul presidente americano Trump, no, perché è chiaro che in tutto il mondo chi deve prendere decisioni politiche per l'opinione pubblica che coinvolgono milioni e milioni di cittadini, la situazione è molto molto complicata. C'è chi la gestisce meglio, chi la gestisce peggio. Se vediamo a quell'ultimo guaio che ha combinato il presidente americano Trump, non so se ha visto, ha suggerito, si è chiesto in una conferenza stampa se iniettare un disinfettante non potesse essere un buono strumento contro il coronavirus. Questo l'ha detto tra lo sconcerto della comunità scientifica. Allora glielo hanno detto chiaramente dopo la conferenza stampa e lui ha prima dato la colpa ai mezzi di informazione e poi poco fa ha detto che no, era una battuta sarcastica. Ora, come vede, insomma, c'è chi vi è messo anche molto male perché se una popolazione deve pensare di essere nelle mani di un commander in chief, di un comandante in capo così, che dice delle sciocchezze di questo genere, ma perché le dice Trump, secondo lei? Perché una parte dell'elettorato, su una parte dell'elettorato ha un appeal? Sì, è stato eletto Presidente degli Stati Uniti e minaccia di esserlo di nuovo, quindi una PID deve averlo. Ma è una cultura politica che va per la maggiore. Rendiamocene conto, perché sennò veramente perdiamo il senso della misura, come quando diciamo che siamo in guerra e paragoniamo questa situazione alla terza guerra mondiale, alla seconda guerra mondiale. Cioè, cerchiamo di tenere delle giuste misure. E la giusta misura è che una certa concezione di democrazia liberale, di una democrazia non autoritaria, non populistica, eccetera, è minoritaria. È minoritaria. E i grandi imperi russi e cinesi non hanno niente a che fare con le nostre idee di democrazia, mi pare, no? E personaggi come Trump, o come all'interno della comunità europea, l'ungherese, eccetera, eccetera, testimoniano una tendenza culturale profonda. Dobbiamo svegliarci, finirla di pensare che come 20-30 anni fa, che fossero le meravigliose sorti progressive delle nostre idee, diverse magari, ma tutto sommato con forti denominatori comuni democratici, dove sono i parlamenti, le assemblee, le discussioni. No, no. Decidere, decidere, fare presto, decidere, ma che, e non perché c'è il virus, ma in generale. Allora, Questo è il discorso. E questo è quindi il certo. capo, e quindi il capo, e questa epidemia, scusi, questa epidemia certamente nell'opinione pubblica promuoverà, rafforzerà questa tendenza. Non illudiamoci, verrà rafforzata questa tendenza. Questa tendenza che concede tutti i poteri all'esecutivo verrà rafforzata, il 70% di favore per il governo, c'è anche una componente di questo genere al suo interno. Bene il Allora, capo, bene il capo.